L'associazione di volontariato che gestisce questo boschetto, ma un boschetto ricco di sedie, ombrelloni, attrezzi anche per l'attività ludica, per i ragazzi, per i bambini, dicevo questo parco è rinato, è resuscitato e in questi giorni si stanno svolgendo attività ludiche e di insegnamento per i bambini speciali bambini speciali che hanno bisogno di avere spazio. Autismo, una voce fuori dal silenzio, ha scelto questo luogo per portare i propri ragazzi con le famiglie a stare qui tutte le mattinate per due settimane. Osservate le immagini, è una gioia, è una gioia vedere questi ragazzi dipingere, giocare, stare nell'acqua, divertirsi fra di loro. Sì, avete capito bene, divertirsi fra di loro. Uh, siamo riusciti um, a trovare questa location che ci ha accolto. Ringrazio molto l'associazione Vivere Insieme. Che ci ha dato la possibilità di stare qua tutti quanti oggi. Eh, abbiamo preso questo spazio, eh, è stato eh, strutturato per i nostri ragazzi, abbiamo messo insieme delle attività con ehm, i nostri professionisti che seguono tutti i giorni i nostri figli e eh, insieme alla cooperativa Innovamento eh, siamo riusciti a mettere a punto questa eh, quest attività. Un'attività che è finalizzata a dare un supporto importante sia a noi come famiglia. Come, come i genitori e a dare anche un supporto ai bambini, pure perché in questo periodo particolare giustamente. Fare attività all'aperto al per loro è fondamentale, quindi eh, un'attività che eh, viene gestita dai nostri analisti del comportamento, per cui sono tutte attività che sono eh, strutturate, programmate, controllate e quindi i bambini hanno, eh, hanno un percorso che fanno tutti i giorni e questo percorso è molto importante per loro salutare e, e finalizzato comunque a dare sempre delle abilità pensato per i bambini, per i nostri bambini quindi eh, dove ci sono attività ludiche, ci sono attività sportive, c'è l'acqua psicomotricità per loro, ma è anche un luogo in cui operatori, i tirocinanti della cooperativa Innovamento eh, hanno modo proprio di fare esperienza, eh, di vedere dal vivo delle attività, di affiancare comunque operatori specializzati e quindi scegliere anche un percorso lavorativo. Loro sono quelli che hanno sofferto più. Uh, per questo Covid, per queste chiusure, uh, per i lockdown perché per noi è stato difficile anche potergli, dovergli spiegare perché non potevano più fare tante cose, non potevano andare più in piscina, non potevano fare il loro sport, non potevano più, eh, ci hanno visti e ritrovati tutti all'improvviso con le mascherine, senza un sorriso, senza un'espressione, quindi per noi è stato davvero complicato. E questo spazio all'aperto donatoci per questi giorni è stato veramente un toccasana per loro e si stanno rilassando, stanno giocando di nuovo. Stare insieme, l'inclusione, che è quella che poi quest'anno è venuta meno, è mancata perché c'è stata la DAD, perché i nostri ragazzi purtroppo non tutti sono in grado di fare la DAD. E quindi l'inclusione, quello che la scuola porta avanti, purtroppo è venuta meno. Loro, io ho un grande affetto verso di loro e quindi mi ha fatto molto piacere accogliere questi ragazzi veramente con il cuore e lo rifarò ancora.